Allora, così è come si presenta il mio armadio. Ci tengo a precisare che l'unica mensola dove la roba è ordinata è questa ed è perché è di Jimmy. Gliel'ho data ieri, infatti la mia roba adesso è qui sulla scrivania. Gliel'ho data in cambio di 1 e 2 spazi in questa vetrinetta, perché qui le mensoline sono troppo piccole per le sue maglie, quindi mi ha chiesto se gli davo una mensola. Io gentilmente gliel'ho data, ma adesso mi ritrovo incasinata. Il mio spazio nell'armadio è questo. Questi due cassetti dove tengo tutta la roba sportiva. Sì, ragazzi, ammassata. Poi di qua dove appendo i vestiti, ma ho occupato anche qua sotto. Qua sotto, dove quest'estate ho messo le felpe un pochino più pesanti, perché insomma al mare possono anche essere utili. Qui ci sono asciugamani e lenzuola e qui sotto ci sono tutti i costumi da bagno. Quindi iniziamo questo makeover del mio armadio. Questa è la parte di Jimmy, che ovviamente io ve la faccio vedere, giusto perché così voi possiate capire con che razza di persona io vivo. Questo è il suo armadio, cioè guardate la sua parte di sotto. È perfetta. Io sono senza parole. C'è anche i cassetti. Aspetta, perché questo è un po' difettoso. C'è anche i suoi cassetti. Guardate i pantaloni! I pantaloni! Ma come fa? Come fa a essere così ordinato? No, ragazzi. Trovate la differenza. Va bene. Makeover dell'armadio che abbia inizio adesso. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo Silviembre con il botto con un video riguardo il riordino. Nella vita io sono una persona che vive di liste. Queste liste hanno la funzione di organizzare, tenere ordinate le mie attività, le mie cose da fare, in modo da darmi uno, un'idea generale di quello che devo fare e due, anche una serenità e ordine interiore. Avere un ordine interiore per me è molto importante perché mi fa sentire, come si direbbe in inglese, on top of things. Quindi avere una visione dell'insieme o una visione di ciò che devo fare mi dà la sensazione che posso effettivamente farlo. Però devo dire che, seppur io mi reputi abbastanza brava nell'organizzare le mie attività, devo dire che ci sono degli aspetti della mia vita più tangibile che non è molto organizzata. E sto parlando del mio armadio. Per sistemare il mio armadio mi sono documentata e ho guardato qualche video della serie TV/slash documentario su Netflix di Marie Kondo, Tidying Up, dove, oltre ad andare nelle famiglie e cercare di sistemargli l'armadio, dà anche dei consigli molto pratici e fa proprio delle lezioni. E ho appreso essenzialmente il suo metodo. A grandi linee lei tratta di riordino della casa e divide la casa in 5 sezioni. 1. Abbigliamento, 2. Libri, 3. Documenti, 4. Kimono, le cose miscellaneous, quindi cose a caso, tipo gli oggettini che trovi in giro e dici: e questo dove lo metto? E poi 5, le cose di affalore affettivo. Allora, personalmente ho trovato qualche suo consiglio abbastanza ovvio, o meglio, è una cosa che già facevo. Ad esempio, cercare di sistemare gli oggetti in categorie e poi metterli in scatole. Ad esempio, guardate proprio qua, io ho questa cesta dove ho messo tutte le mie cose tecnologiche, cavi, cavetti, hard disk. Quindi io qui so che troverò tutte le cose tecnologiche. Se le trovo in giro, so dove andare a metterle. Oppure avere un cassetto con tutti i documenti. Poi lei va oltre, quindi all'interno del cassetto lo divide tutto, ci mette tutte delle scatoline per sistemare tutto preciso. Diciamo che io non faccio proprio questo e non ho neanche desiderio di farlo, perché sennò passerà la mia giornata a sistemare. Però diciamo che io ho un cassetto dove tengo tutti i miei documenti di lavoro, in quello sotto tengo tutti i documenti della casa, quindi so
dove andare a cercarlo nel momento in cui lo sto cercando, e penso che questo sia la cosa più importante, poi che all'interno sia tutto organizzato e ordinato, quindi non esageriamo. Per la cucina devo dire, e questo ne vado assolutamente fiera, sono sempre stata molto ordinata, perché la cucina è l'ambiente in cui vivo, l'ambiente in cui lavoro, l'ambiente che amo di più della casa, e quindi per me è proprio un interesse riuscire a mantenerla ordinata, mi dà un senso di tranquillità vederla bella ordinata e pulita. Infatti io ogni mattina dopo colazione la risistemo tutta e mi fa sentire proprio bene. Però devo dire che il mio armadio non rientra in nessuna di queste mie categorie. Io con l'armadio ho un cattivissimo rapporto. Io prendo la roba, la lancio dentro, non riesco a mantenere ordine perché i vestiti poi mi si spiegano, mi si piegano, mi si aprono, io non ho tempo e quindi li butto. Quindi se c'è casino nella mia casa è essenzialmente perché ci sono vestiti ovunque. Diciamo che l'innovazione di Marie Kondo in realtà è nel metodo di piegare i vestiti. Lei li piega prima a metà per lungo e poi li ha praticamente arrotola o piega in tre, in modo da fare questi pacchettini che stanno su in piedi nel cassetto. Ho voluto provare questo approccio con i miei leggings da palestra. Dopo aver tirato tutto il mio abbigliamento da palestra fuori dall'armadio, poi per i leggings ho seguito il suo metodo. E devo dire che rispetto a come li avevo inizialmente sistemati io, quindi piegati in metodo tradizionale per lungo e messi a pacchetti nel cassetto, questo metodo mi ha, uno, fatto recuperare un sacco di spazio, perché sono riuscita a infilare nello stesso cassetto anche gli shorts che prima avevo messo su una mensola separata, e due, mi permette di vedere effettivamente tutti i miei leggings e poi io li riconosco in base alla fantasia. E davvero, cioè, pazzesco. Assolutamente consigliato per i leggings da palestra. Però sinceramente penso che non applicherò questo metodo di piegamento ai miei altri vestiti. Uno, perché non ho solo cassettiere, ma ho mensole. E mettere le magliette in verticale nella mensola non lo vedo pratico, perché non riuscirei a vederle. E due, perché ho dei pantaloni di tessuti talmente diversi, morbidi, che non starebbero in piedi, che non ha senso. Piuttosto preferisco, ad esempio, anche soltanto le magliette, metterle in pile per destinazione d'uso, nel senso che ho diviso le mie magliette per magliette running, canottiere training e magliette di cotone da mettere prima o dopo la palestra. Questo per l'abbigliamento sportivo. Io in realtà ho iniziato già ieri a sistemare, infatti questi video che avete appena visto della parte sportiva del mio armadio li ho fatti ieri, ma oggi continuo con la sistemazione della parte lifestyle estiva del mio armadio, perché io in realtà faccio un cambio stagione e metto tutta la parte invernale o estiva in scatole sotto il letto, che devo dire, posso anche farvi vedere perché è abbastanza ordinato. Quindi continuiamo insieme la sistemazione dell'armadio. Yeah! Aver iniziato a sistemare l'armadio mi ha dato uno stimolo, un incentivo a cercare di sistemare un po' tutta casa. Mi ha presa questa strana malattia del riordino, cioè sto sistemando casa ma sto lasciando il casino nell'altra stanza. Questa mattina mi sono svegliata e in un momento di pazzia ho sistemato tutto il mio ripiano del bagno. Ho risistemato tutto in queste scatole dove io già una volta avevo messo in ordine, ma poi il tempo, ahimè, distrugge tutto. Ho fatto piazza pulita di scatole, scatoline, scatolette, trucchi troppo vecchi, andati, scaduti, eccetera. Oh, che bello! Ho anche ripulito tutto il tavolo della cucina, perché noi per fortuna non abbiamo cassetti sotto il tavolo, e che fa tanto perché tutti in casa hanno quel maledetto cassetto del guazzabuglio, mentre io per fortuna non ce l'ho, ma c'è il rischio che tutta la roba si accumuli sopra, in mezzo, perché a lato ci lavoriamo e mangiamo, quindi a volte in mezzo ci troviamo questa piramide di cose. Ma adesso ho sistemato tutto e smaltito tanto e ho creato questi due portapenne che stanno al centro. Ho usato i miei soliti barattoli che erano vuoti e ho il mio barattolo delle penne matite e il barattolo delle matite colorate. Hola! Allora, sono passati un bel po' di giorni, ho procrastinato abbastanza. Mi sono rimessa a sistemare l'armadio. La situazione è migliorata, soprattutto nella zona cassetti, vi faccio vedere.
Alla fine ho sistemato anche tutti i reggiseni con questo metodo. Devo dire che effettivamente all'occhio risultano molto più ordinati e occupano molto meno spazio. Infatti sono riuscita a mettere anche questi asciugamani che sono da palestra. E ho utilizzato lo stesso metodo anche di qua per gli asciugamani, appunto. Quindi queste sono le varie coppie da mani e da piedi. E qui adesso mancano quelli che sono a lavare, quindi comunque manterrò questo stile anche per questa zona. Questo comodino è la mia gioia perché è davvero come vorrei che fosse tutto il mio armadio, perché sono riuscita a riempirlo con questi organizer. Questi qui in particolare li avevo comprati tipo da in un negozio dei cinesi a Piacenza, Kai Fu, mentre qua tipo a Milano si chiama Aumai, una roba del genere, e ha gli scomparti. Io li trovo praticissimi e comodissimi per mutande e calzini. Qui sotto un altro che ho comprato con quest'altro, dove ho messo le calze, calzine, calzette. Io adoro le calzette. E ho trovato questa scatola dove ho messo i reggiseni. Finalmente ho trovato un modo per sistemare i reggiseni, perché non sono mai riuscita a sistemarli. Poi vabbè, qui ragazzi un pochino di casino ci deve rimanere. E qua in fondo ho comprato questa cesta di vimini con il tessutino. L'ho comprata, ma in realtà sto pensando che forse la prossima volta cercherò di farmela io, dove ho sistemato il casino immane che era in questo cassetto mettendo tutti i miei pigiami, pantaloni e magliette. Vi dico che in realtà non è che sono stata in grado di sistemare tutto e farci stare dentro tutto. Molte cose le ho raccolte e le darò alla Caritas. Quindi anche questo è una parte del metodo di Marie Kondo, il fatto che quando tiri fuori tutta la roba dall'armadio e per poi risistemarla, devi anche scegliere cosa tenere e cosa donare. Poi lei alle cose che dona gli dà un bacio, le ringrazia e le saluta. Io sono stata un pochino più aggressiva nel metterle via, però vabbè, dettaglio. Ragazzi, è finita, finalmente ce l'ho fatta. Il risultato finale è questo. Allora, so che per molti potrà, ok, quella parte di Jimmy, potrà sembrare non ordinato, ma in realtà per me è ordinato, cioè ha senso. So che in questa parte inferiore ci sono le cose sportive, qui ho messo le felpe, qui ho messo felpe, vestitini ancora un po' estivi e maglie a maniche lunghe, magliette e outfit per uscire, body eccetera, mentre di qua ho tutte le robe appese, ho tutti i miei pantaloni, quelli morbidi appesi, i costumi per andare in piscina, vestiti, camicie eccetera. Qui sotto ho i pantaloni lunghi un pochino più pesanti, le mie giacche per andare a correre e poi queste due scatole con altre calze e intimo. Poi qui nella vetrinetta ho due parti, qui dove ho messo tutte le mie magliette a maniche corte, che però in realtà non metto molto, sì, dovrei liberarmi, vabbè. E poi qui questa cosa è disordinatissima, vabbè, ho dovuto mettere la roba qui. Qui ci sono quasi tutti, quasi, i miei crop top, quindi le magliette così, giusto perché se non avete capito io ne ho la passione. Le magliette che stanno a 3 cm sotto il seno lasciano tot di pancia scoperta, che metto con i pantaloni vita alta. Io ho questo stile, a quanto pare, l'ho scoperto, e l'ho scoperto perché sistemando ho trovato questo. Perché vanno da felpe pesanti, crop top, a felpina più leggera, a maglia maniche lunghe, a maglia maniche corte, a canotte. È dipendenza, ragazzi. Adoro questo stile, crop top e pantaloncino a vita alta. Probabilmente, anzi sicuramente per molti di voi questo non è ordine, per voi ordine è ben altro, ma se considero il punto di partenza, per me è un grande punto d'arrivo. Vi dirò, in realtà sono molto felice di quello che sono riuscita a fare, soprattutto perché finalmente non ho più vestiti alla rinfusa dentro l'armadio. Il problema però è scoprire quanto questo ordine durerà, perché sì, mettere ordine, ma mantenerlo è molto più difficile. Vabbè, ragazzi, almeno ci si prova. Inoltre non mi sono impegnata poi così tanto nel sistemare i vestiti stagionali,
perché tra poco dovrò fare un cambio stagione, quindi l'incubo dell'armadio tornerà, però devo dire che per come ho sistemato la roba evergreen, quindi la roba sportiva essenzialmente, sono molto contenta. Ho deciso inoltre di prendere da IKEA altre scatole organizzatrici, quindi da mettere qui sulle mensole e piegare secondo il metodo di Marie Kondo le felpe in modo da averle tutte belle stese in questo contenitore organizzatore. Quindi sicuramente ci sarà un update sull'organizzazione del mio armadio. È una cosa che mi perseguiterà per sempre, ma adesso sono felice perché non c'è più niente in giro per la stanza. L'armadio è bene o male sistemato e quindi non ho più Jimmy col fiato sul collo che mi dice: "Sistemi la stanza, sistemi tutto". E inoltre, e ve lo dico, questo è stato un grande incentivo che mi ha spinto a dare il rush finale e finire, il fatto che sta per arrivare mia mamma. E i commenti di mia mamma al mio disordine questa sera non me li meritavo. Sono felice di aver imparato questo nuovo metodo che fino a una settimana fa ignoravo, quindi direi che Silviembre è iniziato molto bene, con nuove nozioni. Chiudo il primo video di Silviembre così. Ho fatto una cosa che penso di non aver mai fatto nella mia vita, quindi Silviembre inizia abbastanza bene. Noi ci vediamo qui nel prossimo video, su Instagram ogni giorno. Spero che questo video vi sia stato utile. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Vado a prendere mia mamma.